Adesso, poi ve ne pentirete! Ehi, mi sentite? Ehi!
Ehi, brav'uomo! Tieni gli occhi ben aperti. Mentre venivo qui, ho visto una pagoda a 3 piani sopra un dirupo. È una bella pagoda, molto elegante. Scommetto che là dentro c'è qualche tesoro. Per forza. Almeno io la penso così. Facciamo questo tempio, capo. No, lascialo stare. Passa oltre. Ma se ci sono delle offerte, possiamo darle al Lord Giusò. Basta così. Non rubiamo al Butta. Quante volte devo ripeterlo prima che ti entri in quella testa tua? Yeah.
padre. Sei tu, temo di aver commesso uno sbaglio. Forse inizio a pagare il prezzo del tempo. No, non ti curare delle mie ferite. Inutile. È troppo tardi. Lupo, prendi. Prendi questa. Questa è la chiave del tempio segreto nel palazzo della tenuta. L'erede divino è lì. Passare dal davanti è impossibile. Non supereresti mai le fiamme. Sì, padre. Forse le rubi proprio qui fuori. Sì. Torna all'ingresso della tenuta e cerca una via laterale lungo le rubi. Entra dal retro, attraverso il cimitero. È la tua via d'accesso. Ho capito. Lupo, ricorda sempre il codice di ferro. Sì. Il Signore è assoluto. Lupo, proteggi il tuo Signore con la tua vita. Padre. Yeah.
Ti stavo aspettando. Hai fatto progressi? Sì. Ho trovato risposte. Il mal del drago deriva da una stagnazione del tuo sangue. E cosa lo fa stagnare? Il sangue dispone di una quantità limitata di potere. Poniamo che tu l'abbia esaurito e poi tenti di risorgere nuovamente. La resurrezione avviene lo stesso, ma deve attingere a un'altra fonte di potere. Cioè quelli che hanno il mal del drago? Credo di sì. Per chi ha il mal del drago, tutti noi possediamo una forza vitale che ci consente di vivere e agire come esseri umani. Nel loro caso, gli è stata sottratta e il loro sangue è stagnante. Si può curare? Sì, restituendo ciò che è stato preso. Ecco fatto. Cosa succede? Oh, my God.